La Spagna è una squadra eccezionale, mi piace come gioca, è il mio ideale di squadra. L'Ungheria si è rivelata una squadra competitiva più che mai, e l'Australia con questi fisici ha dato prova di una squadra veramente competitiva. Poi il torneo è tecnicamente rilevato, quindi come dicevo prima mi dispiace che non ci sia stata molta gente a vedere questo torneo, perché ritengo che sia stato uno dei più bei tornei che abbiamo avuto in Puglia a livello giovanile. Per una volta hanno avuto torto gli assenti al torneo Città di Taranto. Per oltre due settimane la FIP ha scelto la Città dei Due Mari, culla del CRAS fino all'altro anno, come ultima tappa della Nazionale Under 17, prima della partenza per il Mondiale di Repubblica Ceca. Il raduno, iniziato lo scorso 7 giugno, si è concluso con il quadrangolare al Palamazzola dal 20 al 22 contro Spagna, Australia e Ungheria, avversarie forse troppo impegnative in un momento di rodaggio per le azzurrine, come riconosce lo stesso coach Umberto Alliori. Al bilancio tecnico è in parte una cosa che sapevo già, cioè Australia e Spagna sono squadre eccezionalmente forti, secondo me due squadre che possono puntare ai primi quattro nel mondo, e addirittura, se posso dire, è un calendario regolare quasi di livello troppo alto per quella che era la nostra preparazione. Però ci è servito molto, le due batoste che abbiamo preso nelle due prime partite hanno anche fatto cambiare ritmo alla squadra, oggi hanno sicuramente dimostrato che possono fare molto meglio. Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo giocato con buona intensità, abbiamo tenuto botta contro la squadra campione del bronzo d'Europa, e quindi sono moderatamente soddisfatto per come si stanno mettendo le cose adesso. Basket, anche con la gara della nazionale sperimentale contro la Francia, nuoto, tennis e ciclismo. La città di Taranto ha scelto di associare l'immagine del capoluogo ionico ad eventi sportivi di altissimo livello. Anche se dopo la rinuncia del CRAS c'è stato un periodo di buio per quanto riguarda questa disciplina sportiva, abbiamo voluto fortemente portare a Taranto un evento internazionale di questo genere. Noi vogliamo ringraziare anche la Federazione Italiana Pallacanestro attraverso il Comitato Puglia, che ha dato la possibilità di portare sul nostro territorio questa manifestazione, come anche il raduno della Nazionale Italiana Under 17. Forse anche grazie alla nostra caparbietà, alla nostra tenacia, perché volevamo fortemente riportare a Taranto eventi importanti come abbiamo avuto in questo anno, forse dico indimenticabile per la nostra città, con l'arrivo del Giro d'Italia, un evento internazionale di nuoto, eventi internazionali di basket, eventi internazionali di tennis.